Si è tenuto questa mattina l'interrogatorio di garanzia per il ventenne di buon abitacolo accusato di sequestro di persona, per aver conosciuto su Facebook una ragazza di meno di 14 anni e per averla portato in giro in auto dopo un appuntamento. La novità è che il giudice non ha convalidato l'arresto per il ventenne difeso dall'avvocato Antonio De Paola. Inoltre, secondo quanto trapelato, il giovane è stato colpito al volto da una persona terza una volta scoperto con la ragazza ed è dovuto ricorrere alle cure del pronto soccorso di Polla. Faremo querela per l'aggressione, annuncia il legale del giovane di buon abitacolo. La vicenda aveva fatto scalpore nel piccolo paese, con la popolazione che si era subito schierata con il ventenne parlando di una semplice ma ingenua fuitina. Il giovane infatti aveva un appuntamento con la ragazza davanti scuola e insieme, senza alcuna forzatura, avevano fatto un giro in auto. Dopo la denuncia da parte dei genitori preoccupati per l'assenza da scuola della giovane, il 112 ha scoperto i due e ha fatto scattare le manette. Occorre anche aggiungere che l'eventuale aggressione non riguarda nessuna forza dell'ordine. L'arresto però non è stato convalidato dal GIP del Tribunale di Lagonegro.